Oh, ciao Paolo, ciao Severino, benvenuti, riprendiamo a fare le semine. Incomincio, dai. Dai che incominciamo. Ecco, guardate che vi faccio vedere i nuovi nati. Severino, per favore, sollevi. Dai, Paolo. Vediamo se si riescono a mettere a fuoco. Sì, eccoli qua. Vai. Queste sono quelle che seminiamo oggi? Sì, sono quelle che seminiamo oggi. Meraviglioso, che bello. Sì, sono 24.000. Stanno preparando i sacchi con l'acqua, sono stati messi prima nello zaino, poi si aggiunge l'acqua. E devono essere ovviamente a intestino vuoto. E poi si mette il quantitativo di pesci ottimale, che è circa di un chilo. Adesso invece si procederà a introdurre lo sacco. Vediamo un sacco intorno. Ok, vai. Si gonfia. Quanto tempo ha da di strada? Un quarto d'ora, quindi no, no, ma basta su. Pochissimo ossigeno. Arrivano su che sono qua, perfetti. Porto. Visto che abbiamo scritto recentemente sulla provincia dell'uso della lizzarina per marcare le trote, un pescatore, un volontario che effettuerà la semina ci ha chiesto chiarimenti. Cos'è che sarebbe la lizzarina? Sì, allora la lizzarina è un colorante che usiamo per marcare i pesci, è un colorante che si fissa al calcio delle ossa e che quindi va a fissarsi anche sull'osso interno dell'orecchio, che è un otolite, e quindi una volta che si recupera l'adulto che è stato marcato è possibile tramite un procedimento di laboratorio abbastanza complesso andare a verificare se l'otolite è marcato o meno. Ecco, li abbiamo bloccati in alto così non vanno in giro. Vai, chiudi pure. Per me è un pochino più difficile da gestire, via. Il Vairon ci dice che sono animali che arrivano con il... Come si fa, Fabio? Magari ci sono 500 metri imballati. Notiamo l'evidente presenza di portasassi, che sono un alimento fondamentale per la crescita delle trote.